Transennata ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello Zoncolano. La gola che chiede da bere, c'è un'altra salita da fare, per me che sono fuggito subito. Devo cambiare lo stomaco dentro al giornale, per me devo restare lucido. E quanta strada che verrà, ma non mi avrai, io non mi staccherò. Guarda la tua ruota, io ci sarò. 100 e più chilometri alle spalle, 100 da fare. Di sicuro non arriva più qualcuno dei miei, tutta quella gente che ti grida non ti fermare, e tu che mi vuoi lasciare, non ci provare, non mi stancherò. Scivolano case tra persone fuori a guardare, ci sarà riparo al vento lungo questo pavimento. Sarà la polvere che nel respiro mi sale, ma non mi potrò voltare, non mi chiamare, non risponderò. Buonasera amiche ed amici di Ultimo Chilometro. Ci siamo ancora una volta il mercoledì, il giorno del ciclismo, il giorno del ciclismo in radio. Nel collegamento telefonico con noi c'è Carlo Gugliotti, il papà di Ultimo Chilometro. Buonasera Carlo. Ciao Rizio, grazie, sono diventato genitore. Grazie, grazie, ma soprattutto ecco, io voglio ringraziare Fabrizio, abita in Umbria, ma nonostante tutto comunque ha deciso di sfidare la pioggia imperversa su Roma per poter condurre l'ultimo chilometro e per potermi sostituire. Io ho appena superato il confine elvetico, quindi in questo momento mi trovo in Italia, quindi il giro rimane in Svizzera, ma io sono tornato in Italia, sono praticamente al confine, sono nei pressi di Como, in modo tale che così ecco possiamo insieme questa trasmissione nella settimana cruciale del Giro d'Italia. Anche Fabrizio ormai per il 90% direi che questo Giro d'Italia ormai è già stato assegnato a un Alberto Contador assolutamente strepitoso. Prima della vittoria di Alberto Contador però voglio ricordare appunto la vittoria di oggi di Sascha Modolo, che ha vinto allo sprint battendo, tra l'altro la sua seconda vittoria di tappa, battendo Giacomo Nizzolo e Luca Medjek, quindi terzo posto per il corridore della Giants. Però permettetemi di sottolineare l'ottimo lavoro della Lampre e soprattutto l'ottima organizzazione da parte della squadra italiana World Tour, perché come dire tante squadre World Tour, ovviamente le solite squadre World Tour vengono al Giro d'Italia, ma tantissime non onorano a mio modo di vedere a sufficienza la corsa rosa, e invece la Lampre con 4 vittorie di tappa direi che meglio di così non poteva essere, insomma. Esatto Carlo, hai proprio centrato il tema, insomma Lampre Merida, che è il team italiano nel World Tour che sta onorando alla grande questo Giro d'Italia con le sue vittorie, ma anche con i suoi atleti che si stanno ben comportando. Hai segnalato come ha vinto Sascha Modolo quest'oggi, bissando il successo di Jesolo, ma ha vinto davvero la Lampre con una finale meraviglioso, il mini treno della Lampre Merida con Maximiliano Richesi, l'argentino, con Roberto Ferrari, hanno servito ancora una volta sul petto d'argento una meravigliosa vittoria a Sascha Modolo, che ora si è sbloccato e punterà anche a Milano, penso, a questo punto, proprio la vittoria conclusiva, l'ultima tappa. Credo proprio di sì, anche perché stavo ragionando su una cosa, Fabrizio, in questo coinvolgo anche gli ascoltatori, in particolare su Facebook, sul gruppo Io Ascolto il Ciclismo alla Radio, insomma mi raccomando iscrivetevi in tanti, oltre che sulla pagina Facebook di Ultimo Chilometro. La Lampre è l'unica squadra che ha veramente un treno attrezzato a questo punto, possiamo dirlo, per le volate, ecco. Si è parlato tanto, soprattutto in Rai, ecco, in altri emittenti, soprattutto televisive, che
che non esiste più ormai il treno stile Saeco, ecco, come Mario Cipollini all'epoca che fu, però la Lampre invece, non avendo un uomo di classifica, riesce a fare un treno, e tra l'altro non l'abbiamo visto solo oggi, lo abbiamo visto nell'altra vittoria di Sascha Modolo, per l'appunto a Jesolo, e poi lo abbiamo visto anche oggi, ma lo abbiamo visto anche a Fiuggi nella vittoria di tappa di Diego Ulissi. Insomma, una Lampre che veramente sta onorando questo Giro d'Italia nel migliore dei modi, quindi mi sento di fare i complimenti alla formazione che da 20 anni si trova nel panorama World Tour italiano. Davvero, complimenti alla Lampre, Carlo, come già hai detto poco fa, ma c'è da segnalare un Giacomo Nizzolo che è sempre lì a un passo dalla vittoria, ma non riesce a vincere al Giro d'Italia. Nizzolo che insomma è al 7º-2º posto al Giro d'Italia, nelle ultime stagioni ci ha provato tantissimo, oggi almeno la soddisfazione, Carlo, della maglia rossa, cioè almeno la classifica a punti, che l'ha visto proprio per la sua continuità di rendimento essere premiato sul podio di Lugano. Sì, io trovo che tutti questi secondi posti lo possano scoraggiare un po', e io come dire, stravedo un po' per Giacomo Nizzolo, perché a mio modo di vedere è un buon corridore, poi oltretutto è sempre un corridore molto umile, diciamo che, come dire, al di là di tutto, possiamo dire che la Trek con Nizzolo sta cercando un po' di farsi notare, e se non altro comunque ci riesce in questo Giro d'Italia. Lui proprio qua vicino, da queste parti, a Stresa, si era un po' sbloccato perché aveva ottenuto una bella vittoria prima della Milano-Sanremo, però al Giro d'Italia non riesce proprio a sbloccarsi, io mi auguro che lo possa fare in fretta. Poi chiaramente l'attenzione è tutta rivolta alla classifica generale, anche Fabrizio, insomma oggi tutto invariato, però possiamo dirlo, ormai in quasi 3 settimane di corsa, oggi è stata l'unica giornata tranquilla del Giro d'Italia, insomma, ecco, non ci sono stati colpi di scena, ricordiamola tra l'altro la classifica generale aggiornata per l'appunto dopo la 17ª tappa, la Tirano-Lugano di 134 km, Alberto Contador è in maglia rosa, sempre più in maglia rosa, visto che ha 4 minuti e 2 secondi di vantaggio su Mikel Landa e ha 4 minuti e 52, quindi quasi 5 minuti di vantaggio sul nostro Fabio Aru, che è il migliore degli italiani. E so, caro Fabrizio, che imperversano ancora le polemiche su quanto è accaduto praticamente nella tappa di ieri, insomma, ecco, perché tanti hanno giudicato e criticato il modo di correre della Astana. Ora, al di là di come possa essere interpretata una tappa, diciamo che, ecco, molti stanno dicendo, diciamo che ci si divide in due, no? Tra chi difende Fabio Aru, tra chi dice l'Astana ha fatto bene a proteggere fino all'ultimo Fabio Aru, e chi dice invece Lando doveva essere mandato via fin da subito. Magari lo faremo anche con i nostri opinionisti, caro Fabrizio, ecco, cercheremo un po' anche di coinvolgerli tra poco. Sì, tratteremo questo tema, ma innanzitutto, Carlo, dobbiamo ricordare come il Giro d'Italia è di Alberto Contador, perché sin dall'inizio ha impostato un Giro d'Italia da protagonista, dalla cronosquadre in terra ligure ha fatto vedere che il suo team era al suo servizio e lui l'unico solista, l'unico atleta in grado di far classifica, l'unico atleta voglioso di arrivare a Milano in maglia rosa. Lo ha dimostrato lungo le 17 tappe già disputate, e adesso sicuramente nelle tappe in terra piemontese farà vedere che Alberto Contador lascerà il segno. Il pistolero, insomma, è un atleta di caratura internazionale, un atleta che tutti conosciamo, Giro, Tour, Vuelta, e sicuramente era il più accreditato alla vittoria e sta mantenendo i favori del pronostico. Sono d'accordissimo, direi che l'analisi tua è assolutamente lucidissima. Alberto Contador ha i favori del pronostico, li sta rispettando e sta sostanzialmente cercando di fare tutto quello che è nelle sue corde, vale a dire regalare spettacolo. Ecco ragazzi, ma poi non dimentichiamo che tra un mese e mezzo questo corridore andrà anche al Tour de France. E permettetemi di dire che questa è una delle cose più belle che una squadra, la Team of Saxo, possa regalare agli appassionati, perché nella tappa di ieri, anche in sala stampa, si è commentato molto l'azione di Alberto Contador,
e si è detto tantissime volte, ecco, mentre vedevamo le immagini, Alberto Contador ci sta ricordando Marco Pantani ad Europa, perché andava a riprendere uno per uno tutti i suoi avversari. E ragazzi, io credo che se il ciclismo all'epoca di Pantani, ma anche prima, riscuoteva così tanti successi, era proprio perché i corridori prendevano parte, dico a tutte, però quantomeno le principali corse a tappe. Ecco, adesso è già tanto se si riesce a fare il Giro d'Italia e la Vuelta. Ecco, quindi, io non so, Carlo, se tu hai notato ieri quando Alberto Contador saliva sul Mortirolo, è praticamente stato sempre in piedi sui pedali, ha percorso degli 11 km 850 metri del Mortirolo circa il 90% sui pedali, insomma una classe davvero enorme, un grande numero nei chilometri iniziali, veramente ha dato fuoco alle polveri, ha appena attaccato da Massimo Valtellina la salita, ha fatto subito capire che il Giro d'Italia è di Alberto Contador, quindi chapeau, una classe innata, chapeau, ragazzi, davvero ha dato spettacolo, assolutamente, ma non lo scopriamo oggi, e insomma, ecco, io dico la mia sul caso Astana, che a mio caso, anche se non è un caso, a mio di vedere l'Astana doveva lasciare andare Landa non ieri ma domenica, con questo io non voglio Fabio Aru, assolutamente Fabio Aru è il futuro del ciclismo italiano, non lo, ecco, adesso non deve essere sminuito Fabio, assolutamente, però ha avuto una preparazione piena di intoppi e quindi è anche prevedibile che l'Astana doveva magari puntare anche su un secondo capitano, quindi o non si aspettavano un Aru così in crisi nella terza settimana oppure non si aspettavano un Landa così forte. Sì, sicuramente Carlo, tutte e due le cose probabilmente, perché Fabio Aru è stato condizionato da quel brutto virus che lo ha colpito prima del Giro del Trentino, insomma la sua partecipazione è stata proprio messa poi in dubbio e poi lui non è più partito al Giro del Trentino proprio per questo motivo, un virus che lo ha debilitato in maniera seria. La grande voglia di fare il Giro d'Italia lo ha portato sin dalle prime tappe ad essere protagonista, forse con troppa generosità, con troppa vivacità, e tutte le forze che lui aveva già un po' condizionate da quel virus sono state senz'altro condizionate poi da una gestione molto generosa che lo ha portato a sprecare tante energie, e ora speriamo che si riprenda almeno per questo gran finale con le salite che lo aspettano. Assolutamente sì, noi abbiamo messo da parte il duello di Alberto Contador, nel primo parla proprio di Marco Pantani e io vorrei ascoltarlo per primo, l'audio Contador su Marco Pantani per l'appunto. Perché ha detto una frase molto bella in conferenza stampa il campione spagnolo dipinto. Intanto magari chiedo anche al nostro regista Antonio se è possibile contare i nostri opinionisti in modo tale da poter animare questo nostro dibattito. Appena è pronto l'audio magari ci ascoltiamo Alberto Contador. Andiamo con l'audio, siamo pronti, quindi caro, andiamo con l'audio, di Contador per Pantani. Bueno, evidentemente que a todo el gusto, ¿no? A todo el mundo le gustaría ganar, ¿no? En una cima, bueno, una etapa en el Giro de Italia y luego en una cima mítica como Madonna de Campiglio, ¿no? Pero bueno, la situación de la carrera era la que era complicado controlar todo, la subida no es una subida que se caracterice por tener mucha pendiente y Mikel Landa ha estado muy fuerte, ¿no? Entonces, no ha podido ser. Y en cuanto a Pantani, para mí Pantani ha sido una inspiración. Yo empecé realmente tarde en el ciclismo y recuerdo perfectamente de ver alguna etapa de él y salir con la bicicleta luego agarrado abajo en las subidas para intentar imitarle, ¿no? Quando alla mia porta arrivi tu, con le tue salite, le frenate, le discese, le volate, porti in me la gioventù. Ah, come sei caro.
Bene Carlo, quindi il grande Alberto Contador che si ispira a Pantani, insomma, da emozionarsi davvero con queste parole del campione spagnolo. Parole dette dopo la vittoria di Madonna di Campiglio, quindi direi che non c'è stato modo migliore di omaggiare il pirata di Cesenatico che, permettetemi di dire, insomma, ho avuto anche modo di scrivere su cyclingtime.it, ci manca molto e non credo che non bisogna più parlare di lui, io credo che bisogna parlare di il giusto modo, ma qui entriamo in un altro ambito. Ora, e poi Carlo, scusa, sulle strade insomma si parla tutti i giorni di Pantani, no? Le scritte sono dappertutto, sia le tappe di pianura che in salita specialmente, insomma c'è solo Pantani praticamente per i tifosi ancora. È vero, ormai io, se dopo 15 anni dall'ultima vittoria di Marco Pantani che ci fu nel 2000 al Tour de France andare le scritte su Pantani, insomma, vuol dire che è un corridore che veramente è riuscito a fare breccia nel cuore dei tifosi. Intanto Fabrizio, chiedo scusa, mi permetto di salutare e di ringraziare Maria Dele Tuia, perché in questo Giro d'Italia molti di voi se la ricorderanno, perché a volte è stata anche nostra ospite durante l'ultimo chilometro, lei che pratica soprattutto la mountain bike, praticamente si è trasformata in una sorta di autista personale. Ho avuto una piccola disavventura con la mia autovettura e quindi praticamente mi sta portando in giro per il Giro d'Italia, quindi grazie veramente. Anche un giro nel giro praticamente, Carlo. Stare in Italia in tempi così brevi è proprio grazie a lei. Bene, abbiamo Alessandro Spezialetti in linea che salutiamo, ex corridore, attualmente direttore sportivo della GM Cycling Team. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti. E Alessandro se ne intende di Giro d'Italia. Ciao Carlo. Bene, allora, dopo questi saluti stiamo aspettando Claudio Castellaccio che al momento non risponde. Intanto possiamo iniziare a parlare noi tre di questo 98esimo Giro d'Italia. Alessandro, tu ne hai fatti 13 di Giro d'Italia da corridore e sicuramente, insomma, hai un occhio clinico. Questo Contador, ragazzi, è straordinario. Beh sì, diciamo, ne ho fatti 14, anche su Wikipedia danno sempre per 13, non riesco a capire come mai, però ne ho fatti 14, dai. Io ho detto questo 17 una volta, Alessandro. Quindi diamo i numeri. No, diamo i numeri, ne sono 14, 4 West e 2 14. Quindi ne ho fatti un po', dai, uno dei pochi italiani che ne ha fatti così tanti, credo. Che dire, Alberto ha dimostrato fino dal primo giorno di essere il corridore da battere, ieri ha dimostrato ancora di più tutta la sua classe, ha emozionato tutti, ha emozionato me stesso, che sono stato nel 2012, ero lì, mi ricordavo questa salita, so tutta la fatica che ha dovuto fare Alberto ieri insieme a tutta la sua squadra, quindi non è facile dover fare quello che ha fatto ieri Contador, quindi come si dice, tanto di cappello a lui e a tutta la sua squadra. Alessandro, ma prima di farti ascoltare l'altro audio che abbiamo messo da parte di Alberto Contador, volevo chiederti anche un parere su questa Lampre, perché 4 vittorie di tappa, ragazzi, sono tante, cioè comincia a essere un bottino più che sostanzioso per la Lampre. Beh sì, io, i miei ex compagni, i miei ex direttori sono andati a trovare la tappa di San Benedetto quando erano qui da noi vicino a casa mia, e devo dire che ho trovati pimpanti, allegri, già con due tappe all'attivo con Diego e Mode. Devo dire che hanno fatto un ottimo giro e secondo me non si aspettavano nemmeno loro di vincere 4 tappe. Li ho trovati belli motivati, ho salutato tutti i miei ex compagni, direttori e non, li ho trovati, mi fa veramente piacere, ecco. Bene. Io direi che possiamo far ascoltare ad Alessandro l'altro audio di Alberto Contador che abbiamo messo da parte, così poi lo commentiamo magari. Quindi andiamo con il Contador, sì, che parlerà di Giro, Tour e Vuelta, il grande slam. Sì, io credo che chissà è molto ottimista. No, yo creo que es fácil hablar. Hay gente que queda por hecho que he ganado este giro y para nada. Todavía queda muchísimo. Son muchos años los que llevo corriendo grandes vueltas y disputándolas. Sé lo difícil que es, la cantidad de circunstancias, de enfermedades, de averías, de caídas, de estar en el momento exacto, de no tener pájaras, que influyen para ganar una gran vuelta, imagínate para tres. Y si eso unimos el poco tiempo de recuperación que hay entre medias. De momento me voy a centrar hasta el domingo que viene en dar el máximo para intentar ganar este giro, que va a ser difícil,
Y luego iniciaré, me aislaré de todo, iniciaré un descanso pensando en el Tour, porque el esfuerzo no solo radica en el físico, sino también psicológicamente, estar enfrentado a ello. Y bueno, lo de la vuelta ya, eso ya sería demasiado. Un contador che sicuramente parla di recupero, parla di fatica, lui che ha nel recupero la sua data migliore, è l'unico che può tentare questo assalto ai tre grandi giri, vero Alessandro? Beh, sicuramente l'unico che può tentare, sicuramente, anche se la ritengo una cosa un po' impossibile. Difficilissimo fare tre grandi giri, poi farli anche per vincere. Beh, già sia difficile fare il giro e tour, visto che c'è poco tempo per recuperare, sono appena 30 giorni, quindi la vedo dura. Sicuramente lui è il corridore numero uno, il pistolero, quindi ci proverà sicuramente Alessandro, ma la curiosità, che ecco, tu hai corso anche il Tour de France che ha vinto Marco Pantani, se non ricordo male, sto andando a memoria, giusto? No, verissimo. Ecco, allora io volevo chiederti, dopo un Giro d'Italia, poi soprattutto come questo con medie altissime, insomma non c'è mai stata una tappa tranquilla, questa di oggi è stata la prima tranquilla del Giro d'Italia, e come si fa a staccare per un mese e riconcentrarsi per una grande corsa come il Tour? Ma vabbè, sicuramente Contador avrà l'obiettivo di... Io credo che sia al giro, non proprio al 100%, credo che abbia sia al 80% della sua condizione, sicuramente l'ha studiato bene, non sarà facile, non lo vedo così fare, anche perché il Tour ci sono parecchie insidie, tutti vogliono correre davanti, sono altri corridori, Quintana, Nibali, Rodriguez, Valverde. La guerriglia sarà più alta, però credo che l'unico che possa provare in questo momento a fare il giro pure sia proprio Contador. Io vi vorrei far notare una cosa sia ad Alessandro Spezzaletti che a Carlo Gugliotta. Contador ieri, appena sceso dalla bici alla Prica, è subito salito sui rulli a fare defaticamento. Lui ha una gestione davvero da professionista, il recupero è essenziale, lui lo cura nei minimi particolari. Sicuramente lui, se ci proverà, ci proverà per vincere, come già dichiarato, e si vede da questi particolari. Anche nelle tappe passate ha sempre risparmiato, cercando di risparmiare anche una pedalata, nonostante le grandi fatiche di queste settimane di giro. Quindi è sicuramente mentalizzato per ottenere, per provare ad ottenere questi successi. Io direi che Contador, adesso come adesso, insomma, fa paura a tutti, anche a chi è a casa a preparare il Tour de France. Non so voi che dite. Permettetemi anche di fare un piccolo elogio alla Tinkoff Saxo, perché è vero che è una delle squadre più attrezzate del mondo, ma ieri Contador si è presentato in conferenza stampa scortato da quattro uomini, perché aveva Giacinto Vidente, che è il suo portavoce, insomma il suo addetto stampa personale, c'era l'addetto stampa della Tinkoff chiaramente, e c'erano anche due massaggiatori con lui, quindi insomma ecco, chiaramente i tifosi appena lo vedono cercano di buttarsi proprio nel senso benevolo su di lui per fare foto, per chiedere autografi, e la squadra ovviamente cerca di tenerlo il più protetto possibile, a maggior ragione perché ecco appunto ogni minuto, Alessandro Spezialetti ce lo può confermare, è prezioso. Ah beh, sicuramente, poi immagino tutta la folla, il pubblico che lo acclama, che chiede la foto, l'autografo. Non è facile essere un campione, soprattutto poi come lo è Contador e gli altri corridori. Purtroppo, e poi Alberto è molto disponibile, Alessandro. Alberto è davvero disponibile con tutti, ha questa capacità di essere amato dai tifosi e di essere soprattutto ben voluto dal grande pubblico italiano. Infatti lui ama per questo l'Italia. Beh, io ho corso il Contador, lo conosco, quindi bene o male so il suo carattere, il suo modo di fare, di essere, quindi è un signore, come tutti dicono. Anche ieri in salita, mentre lui doveva recuperare, trovava sempre qualcuno, anche per 10 metri, aiutarlo, quindi quello che si è visto ieri sul Mortirolo penso che parla da solo, ecco. Esatto, le immagini più delle parole. Dimmi Carlo. Fabrizio, io direi che possiamo ascoltarci l'audio di Landa,
dopo domanda da fare ad Alessandro Specialetti riguardo la Stana, ecco, quindi magari ascoltiamo Michel Landa dopo la vittoria di ieri ad Aprilia. Andiamo pure. Landa, due vittorie consecutive al giro nelle due tappe più importanti, insomma, solo i grandi campioni. Sì, non aspettavo neanche io. Raccontaci un po' questa giornata. Noi abbiamo stato tutti vicini, no, come squadra, abbiamo visto il problema del contatore, abbiamo provato a fare un po', a tenere un po' duro, no? Alla fine Fabio non si è trovato bene, ma ha lasciato andare davanti e io ho stato a ruota fino agli ultimi 5 km partito e non pensavo neanche di stare così forte rispetto agli altri. Cosa ti ha detto quando Aru sul Mortirolo? No, andare davanti, no? Abbiamo provato a regolare un po', ma lui non si trovava bene, mi hanno detto di andare davanti, io sono stato lì a ruota fino al finale. Michele, adesso tu sei il secondo nella generale, sei il capitano della Stana fino a prova contraria. Sì, bueno, ancora adesso arrivano due giorni un po' più tranquilli, aspettiamo. Forse Aru recupera un po' e possiamo fare la guerra insieme, no? Ma quando sul Mortirolo è arrivato Contador, voi sapevate che aveva un minuto di ritardo, cosa avete pensato quando ti ha raggiunto? Noi abbiamo pensato che lui era forte, ma... Tutto qui? Sì, no, ma lui penso che ha fatto tanta fatica, no, per prendere a noi e dopo in finale si è visto che era così. Grazie. E Aprilia, due arrivi epici. Sì, tante volte che ho visto sulla TV, no? E adesso stare qui come primo è un sogno. E ti spaventa lo sterrato del Colle delle Finestre? Cosa ti spaventa? Cioè, diciamo, hai paura del Colle delle Finestre, c'è un tratto di sterrato non asfaltato dove Aru potrebbe comunque magari provare ancora a far bene. Sì, aspettiamo che lui... che lui adesso si trovi con forza e prove, no? E anche io aspetto provare Alberto. Michel Landa si aspettava di andare così forte, ma sicuramente anche il grande pubblico si aspettava che Landa, bravissimo in salita, insomma, lasciasse il segno in questo giro. Non magari con due tappe consecutive, vero? Vero, Carlo? No, esatto. No, due tappe consecutive io non penso, e poi che tappe, perché due arrivi in salita, quindi non è roba da poco. Però Alessandro, tu sei direttore sportivo, hai avuto un'esperienza con la Vini Fantini, adesso hai l'esperienza col GM Cycling Team, squadre non World Tour, però comunque squadre attrezzate in un certo modo. La mia domanda è: se tu fossi stato direttore sportivo della Stana, avresti lasciato andare via Landa? Scusa, te la devo fare a te questa domanda, perché sei tu il nostro opinionista. Io l'avrei lasciato andare molto prima Landa. Allora vedi che sposi anche il mio pensiero, ecco. Però l'errore della Stana è stato fatto domenica, non ieri. Aru, purtroppo Aru è il capitano designato, la Stana punta su di lui essendo il giovane corridore, ha provato fino alla fine a cercare di fargli fare classifica. E ora credo anche che sia difficile tenere anche il terzo posto, non recupera un po'. Lo vedo abbastanza difficile. Ieri Aru ha corso con la testa più che con le gambe. Ieri è stato un grande alla fine, perché proprio, come si dice, rosicchia tutto il barile. 40 km da solo ha fatto Alessandro Aru. Non è stata una giornata, non è stato facile. Lì ha dimostrato di essere, secondo me, un vero campione, che però ha peccato. Non è piaciuta la Stana nei primi 10 giorni. Dico la sincera verità, vedendo il giro in televisione non è piaciuta la Stana ai primi 10 giorni. Troppo aggressivi, troppo dimostrativi. Purtroppo il giro si vince l'ultima settimana. Sotto Contadori che la fa da padrone, ma io tutto quello che ne per l'ultima settimana soprattutto.
Una domanda sul virus che ha colpito Aru, lo voglio fare, scusami Carlo, a Alessandro Spezialetti. Sì, prego. Purtroppo lui è stato molto penalizzato da quel famoso virus che prima del Giro del Trentino gli ha impedito la partecipazione al Giro del Trentino, ma anche un avvicinamento corretto al Giro d'Italia. Sappiamo, tu hai una grande esperienza, ci ricordavi i tuoi 14 Giri d'Italia, quanto è importante stare in salute prima di arrivare a una corsa a tappe così dura, così difficile. Credo sicuramente. Però ha dimostrato anche durante la terza quarta tappa in ottima condizione, quindi non so fino a che punto questo virus l'abbia proprio debilitato del tutto. Ha dimostrato i primi 10 giorni di essere all'altezza di Contador, quindi anche troppo brillante, no? Come dicevamo prima, anche troppo brillante. Sì, sì. Una gara a tappe, uno che parte abbastanza tranquillo come è partito lui, secondo me deve partire per crescere durante il giro, non partire già bene o male a tutta per poi essere in calo l'ultima settimana come è stato in questo momento. Perché dico, alla fine di tutto, se non ci fosse stato questo Landa, rischiavano anche di non fare il podio a Milano. Quindi certo. Non so fino a che punto sia stata la tattica giusta, capite che hanno vinto il giro e tutto quello che hanno vinto, però se non ci fosse stato Landa, sarebbe stato un bel problema, caro Alessandro. Sarebbe stato un bel problema per i corridori che hanno, per come andavano i primi 10 giorni, vedevo grigia, ecco. Quindi siamo un po' alla fine se riescono a fare secondi e terzi. Con la maglia bianca poi, no, di Fabio Aru, che se la merita tutta, no, la maglia dei giovani. Vabbè, quello non è in discussione, proprio. È un vantaggio importantissimo, quindi è già in cassaforte. Sì, lì quello è in cassaforte, deve tornare a Milano. Bene. Quindi abbiamo degli altri audio, credo, da ascoltare. Sì, abbiamo altri audio. Non siamo riusciti ancora a parlare con Claudio Castellacci, ma penso che ormai non ci riusciamo, Carlo. Credo che abbia il negozio. Lo salutiamo comunque, Claudio, perché ieri mi ha chiamato in quanto sperava di poter intervenire telefonicamente. Come dire, ieri si era un po' infervorato su questa questione della Astana, parlando privatamente, però ecco, mi so che lo magari ci sarà occasione poi nelle prossime settimane, dai, di parlarne. Sì, diciamo che il suo pensiero è anche un po' quello mio, di Spezialetti, che l'errore è fatto a monte, insomma, ecco, quindi come dire, il problema non è nella tappa di ieri quanto nella tappa di domenica probabilmente. Comunque questo ovviamente non toglie che Fabio Aru può crescere. Tra l'altro vi anticipo già da oggi che la prossima settimana avremo un collegamento telefonico con Alessandro Vanotti. In questo momento si trova al Teide per preparare il Tour de France, quindi butteremo già un occhio verso il Tour de France 2015 con Vincenzo Nibali, che partirà con il numero 1. Intanto, prima di salutare, un audio che abbiamo messo da parte. Bene. Stefano Giuliani, direttore sportivo della Nippo Vini Fantini, un bilancio dopo due settimane del giro della Nippo, considerando appunto che per la squadra è il primo Giro d'Italia. Ah, un bilancio, sai, non si è mai contenti, perché bisogna essere sempre motivati per fare meglio. Diciamo che per noi, come primo anno, l'invito al Giro così subito magari è potuto sembrare una sorpresa, ma si è lavorato molto per questo e per essere preparati. È normale che è una squadra con tanti giovani e abbiamo avuto pure, ma non per pararsi da qualcosa, la sfiga di Colli, che era in grande condizione, perciò qualche tappa dove per lui era, diciamo, aveva la possibilità di fare risultato, purtroppo è venuto a mancare. Poi Shibashi è il primo giro, è giovane e ha fatto quello che ha potuto, gli altri si sono comportati benissimo, anche se è un giro atipico dove è difficile emergere perché ci sono dei blocchi di squadre che hanno monopolizzato la corsa e penso che sono tutti un po' tra virgolette scontenti, però questo è il ciclismo. Quest'anno siamo partiti a blocco con altimetria che magari sulla cartina sembrava facile, invece è stato molto duro. Questa ultima settimana bisogna vedere le forze in campo che sono rimaste. Per quanto riguarda noi, dai, un'esperienza importante non per me, perché conosco bene il giro, ma per i ragazzi nuovi come Stacchiotti, si è comportato bene, Malaguti, un grosso che l'abbiamo recuperato per miracolo dopo una mononucleosi, perciò già quello che ha fatto veramente è stato propositivo, un Damiano Cunico che sta trovando una dimensione tra virgolette diversa, ma era lui che doveva capire
anche con tanta sfiga, per carità, deve capire che magari c'è un cambiamento nella tattica, nelle strategie, nella sua testa, però sai, parlare da fuori è facile, poi metterlo in pratica è difficile. Il Giro d'Italia duro, stavamo dicendo prima, abbiamo anche notato un dato, che finora solo una professional tra le professional è riuscita a ottenere una vittoria, quindi è anche dato appunto che tante squadre stanno, come dicevi tu, monopolizzando l'attenzione. Sì, ma lì in quella lotteria, la chiamo lotteria, c'eravamo anche noi, ha giocato il fattore campo, Malaguti arrivava per la prima volta al Giro d'Italia, perciò per lui era un sogno arrivare nella sua città, determinato, forse troppo determinato, e poi ci sono state delle strategie, tra virgolette io la chiamo lotteria, che Gatto ha bucato poco vicino all'arrivo, era molto pericoloso, se magari il più vincente, le dinamiche di una fuga cambiano in maniera proprio, sarebbe stato tutta un'altra gara. Però ecco, sono contento, soprattutto abbiamo voluto premiare il ragazzo, perché comunque noi siamo una squadra tra virgolette innovativa, stiamo cercando più di rimetterci il cuore, l'anima, l'amore per questo sport. Magari la vittoria può sembrare importantissimo, a me personalmente interessa ricreare un gruppo, un entusiasmo che forse si sta perdendo, perché è diventato tutto talmente scientifico che si guarda le vittorie ma poi non si guarda quello che veramente vogliamo cambiare il ciclismo, ma ci vuole quella passione e quell'amore, perché tutta quella gente che è al Giro d'Italia, tanti magari non gli importa niente del ciclismo, però siccome ti entra dentro casa vedi tanto pubblico perché è una festa, e io la voglio vedere come una crescita della squadra con un progetto nuovo che con Francesco Pelosi e con gli sponsor Valentino Sciotti, Hiroshi, hanno capito, perciò non ci mettono pressione e ci dicono che per adesso abbiamo fatto un gran giro. Io non sono contento, vorrei fare di più, perché da buon combattente che sono stato, mi piacerebbe ancora lasciare il segno, e non si sa mai che una lotteria possa capitare anche a noi. Bene, abbiamo ascoltato Stefano Giuliani di S della Vini Fantini Nippo, e adesso salutiamo però Alessandro Spezialetti, lo ringraziamo per la sua presenza a Ultimo Chilometro. Grazie Alessandro. Grazie a tutti, un saluto. Ciao, in bocca al lupo per le prossime manifestazioni con la GM Cycling Team. Grazie, credi. Adesso andiamo. Abbiamo degli obblighi pubblicitari. Sì, esatto. Adesso andiamo in pubblicità, Carlo, e poi ci ritroviamo qua ancora una volta. Via. Pelle Radio. Sai sempre di trovare il meglio. La bici a Roma è Cicli Castellaccio. Castellaccio è rivenditore esclusivista per la capitale dei marchi più prestigiosi: BMC, Time e Cervelo. Unico Red Point a Roma per l'abbigliamento Castelli ed è esclusivista per le ruote Lightweight e Corima. E poi caschi, occhiali, assistenza tecnica e officina meccanica. Insomma, tutto ciò che occorre per la tua bicicletta. Cicli Castellaccio è a Roma in via delle Vigne Nuove 618. Telefono 06 87 14 99 46. Cicli Castellaccio. Il punto vendita di fiducia dei ciclisti della capitale. Vivia distribuisce all'ingrosso e al dettaglio contenitori in vetro, capsule ed accessori per una vasta gamma di utilizzi, di macchinari, del trattamento dei prodotti dell'industria alimentare. Vivia è una delle poche aziende nei settori dell'imbottigliamento, del confetturiero e del casalingo ad offrire servizi completi che vanno dalla fornitura all'assistenza tecnica, allo studio di soluzioni ottimali e personalizzate per ogni cliente, anche al dettaglio. Contattaci allo 077 36 32619 o visita il sito www.vidiasrl.com. Il vetro è purezza, è Vivia. Tuta, scarpe da tennis, lettore MP3. Amore, vai a correre? No, vado in cucina a bere acqua Fiuggi. Il vero benessere inizia con acqua Fiuggi. L'acqua che da sempre, grazie alle sue proprietà depurative, aiuta gli italiani a stare bene. Acqua Fiuggi, il tuo percorso verso il benessere. Europa Ovini produce prosciutti stagionati, salsicce e salumi che vende in Italia e in Europa. Rinomata è la produzione di arrosticini e porchetta.
Inoltre vende formaggi preparati con cura artigianale e con materie prime accuratamente scelte. Cosmo Bike Show, la nuova grande fiera internazionale della bici a Verona Fiere. Dall'11 al 14 settembre 2015 l'universo della bicicletta si ritrova a Verona. Visita il sito www.cosmobikeshow.com e vieni a conoscere i tanti espositori e gli eventi. Cosmo Bike Show. Enjoy the bike world. Luca ha la distrofia muscolare Duchenne. È una malattia incurabile e causa la graduale distruzione del tessuto muscolare. Papà, ma anche il cuore è un muscolo. Invia un SMS al 45504. Sostieni Parent Project Onlus. L Radio. Il piacere di riconoscerti. Andiamo in studio con Ultimo Chilometro, Carlo Gugliotta, allora una Nippo Vinifantini con Stefano Giuliani che ha già raggiunto il suo obiettivo, abbiamo ascoltato l'audio, insomma grande visibilità, esperienza e voglia di fare, è importante per questo Giro d'Italia. Un ritorno d'immagine importante, tra l'altro stamattina ho avuto modo di vedere anche un soddisfatto Valentino Sciotti, padron proprio di Vinifantini, che è al seguito della squadra e che insomma testimonia anche la grande passione del proprietario dell'azienda vinicola famosa in tutto il mondo. Abbiamo comunque avuto modo di realizzare durante la giornata di riposo un'intervista con Marco Bandiera, che oggi era tra i fuggitivi, il corridore dell'Androni Venezuela. Io nella mia rubrica Giro di Commenti su cyclingtime.it ho parlato proprio di stile Androni, uno stile che ci piace molto perché rispetto a tante altre squadre, soprattutto ecco molto importanti, dove purtroppo si sta perdendo un po' l'umanità, il contatto proprio da vicino tra il corridore e il tifoso, l'Androni invece non si tira mai indietro e da questo punto di vista insomma ecco direi che l'armata di Gianni Sario sta facendo un gran bel lavoro a livello di immagine, caso loro. Sempre in fuga, ogni giorno c'è un uomo Androni Sidermec nel tentativo di fuga, quindi davvero complimenti a tutta l'armata di Savio e a tutti i suoi ragazzi. Assolutamente sì. Sentiamoci Bandiera. Allora, ma siamo con Marco Bandiera nel giorno di riposo del Giro d'Italia, qui al ritiro dell'Androni, nell'hotel dell'Androni. Prima di tutto tracciamo un bilancio di questo Giro d'Italia che per te direi forse anche superiore alle aspettative. Ma dai, innanzitutto diciamo che mi aspettavo sì di fare un giro un po' da protagonista come l'anno scorso, oddio, non come Contador, Aru e così, però nel mio piccolo cerco di farmi vedere, farmi notare con fughe, magari, perché no, qualche risultato importante, personale, se arriva. Purtroppo finora ho preso due fughe e non sono arrivate al traguardo. La fuga che è arrivata era quella di Oscar, che c'era dentro da Oscar, che inizialmente l'avevo portata via io, però per colpa tra virgolette della Sky non ho potuto andare in fuga, perché altrimenti portavo via punti per la maglia rossa a loro, e quindi è andata così. Adesso ci riproviamo nuovamente questa ultima settimana, no domani sicuramente, perché domani è dura, arrivo a Madonna, sì. Arrivo, scusate, alla Prica, sì, poi è anche abbastanza complicato, diciamo, sì, anche perché la partenza di domani ci vogliono veramente gambe da scalatori per andare in fuga, quindi proveremo sicuramente il giorno dopo fino a sabato. Diciamo, ecco, parlando prima privatamente anche con i dirigenti dell'Androni, con Gianni Savio, abbiamo detto comunque che quest'anno la levatura del Giro è molto alta, perché comunque solamente una professional è riuscita a ottenere una vittoria di tappa, il che vuol dire che le tante fughe dell'Androni comunque
sono in linea un po' con quello che è l'andamento della squadra e anche del Giro d'Italia. Sì, noi come squadra siamo una squadra di attaccanti, già quella mentalità di Gianni, che comunque lui ogni giorno ci dice nella riunione di andare in fuga, quindi si cercherà di portare a casa un risultato come ha fatto la Bardiani, cioè Sebe Bardiani, che comunque anche lì merito a Bohème, però ho detto anche prima che comunque quella fuga è arrivata perché il gruppo ha sbagliato a calcolare i tempi, altrimenti non, quella fuga non arrivava. E quindi dai, proveremo ancora e sperando che magari Pellizzotti abbia finito il problema, i crampi e tutto, e la fortuna sia con noi. Senti, pedalando insieme a Contador e a Fabio Aru, insomma, ecco, per buona parte delle tappe, pensi che insomma sia un giro chiuso per la maglia rosa, oppure pensi che magari si possano ancora rimescolare le carte? Ma per quello che ho visto finora e per come ho visto che pedalano, credo che per la maglia rosa sia ormai sulle spalle di Alberto, a meno che in queste tappe non abbia una crisi forse domani può essere la tappa più delicata. Sì, domani forse la vedo la tappa più delicata, perché anche il meteo ho visto che ha messo un po'. Non è dei migliori, quindi forse può essere che magari possa avere qualche problemino nella tappa di domani e basta. Per il resto penso che sa gestire tranquillamente il giro lui. Marco Bandiera, che è in testa alla classifica dei traguardi volanti e anche del trofeo fuga per i chilometri percorsi in fuga, caro Carlo, quindi un Bandiera sempre all'attacco. Assolutamente, mi verrebbe da dire, per fare un gioco di parole, tieni alta la bandiera dell'Androni, però vabbè, era troppo scontata. Al di là di tutto, insomma, ecco, ripeto, a mio modo di vedere è un gran bel giro per l'Androni Venezuela. Peccato che sia mancato Pellizzotti, però credo che insomma ci sarà anche per lui il tempo di rifarci, magari cercare di ottenere almeno un successo stagionale quest'anno per il corridore veneto, che tanto sta facendo bene. Intanto, Fabrizio, nel finale di trasmissione, in questi ultimi 10 minuti, continueremo a parlare di Giro d'Italia, ma soprattutto di Giro d'Italia di N-Bike, quindi insomma a breve avremo l'ultimo collegamento. Però ecco, Fabrizio, permettimi anche di dire insomma, ecco, che per fortuna oggi è uscito il sole, insomma, ecco, almeno sulla corsa rosa, perché in questi giorni abbiamo tenuto, come dire, siamo stati un po' in apprensione, va, mettiamola così, perché il tempo non era dei migliori e addirittura si pensava che potesse peggiorare addirittura fino a nevicare. Invece oggi vi dico, qua a Lugano 25 gradi, si stava assolutamente benissimo, tra l'altro per andare dalla sala stampa all'arrivo RCS ci ha messo anche a disposizione non la solita navetta bus, ma una navetta sull'acqua, quindi direi meglio di così non si poteva andare. Quindi ti sei divertito, Carlo, hai fatto anche un po' il turista, non solo il giornalista. Abbiamo fatto anche un po' il turista, ammetto la verità, purtroppo non ho avuto tempo di mangiare un po' di cioccolata, ecco, ne stavo parlando anche prima con la Maria Delle Tuglia, che come vi ho detto già precedentemente mi sta facendo da autista. Avremo modo di tornare, avrò anche magari io modo di tornare e di assaporare, lei un po' meno, insomma, visto che fa la vita da atleta. Bene, adesso Carlo, dopo questa digressione su Lugano e sul Giro d'Italia anche turistico, ti volevo ricordare una cosa importante, insomma, che il nostro Landa, colui che abbiamo prima segnalato come atleta buono per il secondo posto e per provare insomma a scalzare Contador solo per il tentativo insomma di cercare insomma di andare al primo posto, già al Giro del Trentino del 2014 insomma fece capire sul Monte Bondone che Landa è un corridore da salita, quindi possiamo dire che Landa non nasce oggi, non nasce a Madonna di Campiglio, non nasce nemmeno ad Aprica, insomma, questo è importante ricordarlo. Hai fatto benissimo a ricordarlo, insomma, Michel Landa, poi tra l'altro, ecco, io vado sempre un po' a memoria,
viene da una squadra che purtroppo ha avuto delle brutte vicissitudini con la Euskaltel Euskadi. Insomma, ecco, sappiamo tutti che questa squadra storica, perché obiettivamente è una squadra storica del ciclismo contemporaneo, ha avuto tantissimi problemi a livello di sponsorizzazione, aveva tanti talenti. Tra l'altro questa squadra all'inizio nasceva anche con una sorta di patriottismo, perché era una squadra praticamente tutta basca, invece poi col passare degli anni insomma si è aperta anche ad altri corridori, soprattutto spagnoli. Però ecco, direi comunque che è un corridore giovane, perché appunto è classe 1989 e questo è il primo vero anno importante. Tra l'altro, come sottolineavano anche alcuni colleghi quest'oggi, è in scadenza di contratto, quindi io credo che qualche inizia squadra, l'asta insomma per assicurarsi l'anda, lo possiamo dire. L'Astana farà un rilancio, sì, ma tutte le altre squadre World Tour insomma tenteranno di accaparrarselo da qui a fine stagione. Assolutamente sì, ricordiamo per l'appunto che lui è passato professionista, ho ritrovato la sua scheda, nel 2011 con l'Euskadi, dove già ha ottenuto una vittoria nella Vuelta a Burgos. E poi insomma, ecco, poi l'altro successo è stato quello che hai ricordato tu, nel 2014 sul Monte Bondone. Quindi stiamo parlando sicuramente di un signor corridore, ma parliamo anche di una signora squadra, ragazzi, perché ricordiamo sempre che l'Astana è la squadra che spende di più nel circuito World Tour. Ecco, è inutile starci a girare intorno, il budget è di circa 40 milioni di euro l'anno, quindi parliamo comunque della squadra dal punto di vista economico la più potente che c'è. Ecco, da qui si crea anche, qualcuno potrebbe dire, si crea anche uno squilibrio all'interno del World Tour, perché ci sono squadre... Sì, ma poi Carlo, così parte, no, tutto un altro discorso. Adesso torniamo dal 98esimo Giro d'Italia, torniamo a parlare dell'argomento che tu prima hai anticipato, no? Il Giro d'Italia in bike. Abbiamo al telefono un nostro ospite, abbiamo Walter Ferrari che salutiamo, quindi grazie Walter per la tua presenza. Grazie a voi per l'invito. Ricordiamo Walter Ferrari, presidente dell'AMNIL di Pavia, organizzatore della tappa di Pavia appena disputata, insomma, Giro d'Italia in bike, un grande successo domenica scorsa in quel di Pavia. Domenica scorsa è stato un grandissimo successo, perché per la prima volta abbiamo avuto una tappa a cronometro e per la prima volta dopo 5 anni che a Pavia facciamo l'embike, finalmente gli atleti che hanno partecipato hanno visto Pavia con il sole. E quindi è stata una giornata splendida sotto tutti i punti di vista. Quindi un Giro d'Italia di grande successo e già si pensa alla prossima tappa, no? Giro d'Italia che sta girando in lungo e largo tutta la nostra nazione, davvero un momento di promozione importante, ma anche un momento di grande festa, no? Con tutti gli atleti che si confrontano anche con un pubblico numeroso. Ma io devo dire che il Giro d'Italia del bike è l'unica manifestazione a livello europeo che è di questo tenore, con queste tappe, con queste iniziative e con questa costanza. Sicuramente è qualcosa di veramente eccezionale per il semplice fatto che vede persone disabili che si impegnano, che fanno di tutto per poter dare tutto quello che hanno per una competizione veramente, veramente importante. Ecco, io sono da sempre sono un fautore del pensiero che lo sport è un qualcosa di eccezionale per la disabilità, è un veicolo, un mezzo che dà la possibilità di ritrovare la propria autostima, di ritrovare stimoli e di ritrovare il percorso per un rientro nella società normale. Ecco. Un messaggio straordinario che lanciano gli atleti in prima persona, quindi davvero complimenti a voi che avete organizzato la tappa di Pavia, ma complimenti a tutto il Giro d'Italia Bike. E ora già sappiamo che il prossimo appuntamento sarà il 14 di giugno, la prossima tappa, giusto? Allentate sul Seveso. Sì. Quindi si rimane comunque in Lombardia, si rimane praticamente. Assolutamente sì, Allentate sul Seveso, il 14 giugno 2015 ci sarà la prossima tappa, sarà una tappa in linea. Ribadisco il concetto, io sono contentissimo di aver partecipato, di aver dato un contributo per la realizzazione di questa tappa qua. Un grazie particolare va alla presidentessa, la Maura Matti, che sicuramente con il suo impegno è riuscita a portare avanti un'iniziativa di questo peso. Un ringraziamento da parte mia anche a quelli che sono gli amministratori di Pavia che hanno accolto quello che era la richiesta di realizzare nella città di Pavia una manifestazione
che volentieri un po' di problemi di crea, perché con le chiusure del traffico poi sul lungo Ticino c'è qualcosa di particolare. Comunque ringrazio tantissimo l'assessore Davide Lazzari, tutta l'amministrazione comunale, tutte le persone che hanno collaborato, in particolare la Rider Teams nella persona di Tino Orecchie, che è il mio diretto collaboratore, e insieme stiamo programmando di vedere di riproporre questa manifestazione anche per il 2016. Bene, quindi Walter Ferrari, diamo l'appuntamento al prossimo anno. Ringraziamo la tappa di Pavia del Giro d'Italia Bike, ringraziamo lei presidente dell'Amnimil di Pavia, quindi ci vediamo nel 2016 per la vostra tappa. Assolutamente sì. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. Carlo, adesso siamo... Carlo, ora siamo davvero in finale, siamo all'ultimo chilometro, ma forse anche meno, siamo arrivati davvero in conclusione. Siamo agli ultimi 200 metri. Fabrizio, io ti ringrazio chiaramente per la tua professionalità. Io ricordo che sarà possibile da domani riascoltare la puntata su YouTube, e quindi ringrazio anche tutti coloro che seguiranno, ascolteranno la puntata su YouTube in replica. Bene, quindi buona serata e viva Ultimo Chilometro, appuntamento a mercoledì prossimo. Ultimo Chilometro con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Nibali è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro.